Messina, nel frattempo, certo, rispetto a pochi anni fa, il Sud, l'Italia dei Valori era un partito che aveva le sue basi nel Sud, elettorali comunque, era un partito che aveva radici da quelle parti. Oggi cosa fa? Perché L'Italia dei un po' Valori questo, cioè, la geografia nel frattempo è molto, veramente solo rispetto a un certamente è anno e mezzo cambiata, fa, eh? la geografia è cambiata profondamente. L'Italia dei Valori continua il suo percorso. Avete visto, siamo tornati indietro nel tempo. Qualcuno diceva che l'Italia dei Valori non serviva perché parlare di legalità, di questione morale, aggiungo, parlare di corruzione, di evasione fiscale. A me capitava di andare nei dibattiti e dicevo, ma guardate che la corruzione incide 60 miliardi di euro, l'evasione fiscale 120 miliardi di euro, nessuno lotta più la mafia e oggi voglio ricordarlo. È l'anniversario della morte di Giovanni Falcone. Sì, Noi abbiamo chiuso ieri 23 maggio 92, la campagna 22 anni fa. elettorale, l'ho chiusa ieri in Sicilia, perché oggi io non sono voluto andare, dopo 22 anni l'ho fatto ogni anno sotto l'albero Falcone, perché io non voglio stare sotto quell'albero a guardare sopra, su quella pedana, anche soggetti che candidano la loro lista, condannati in primo grado e poi dicono di voler lottare alla mafia. E per la memoria di quegli eroi, oggi noi non faremo silenzio in Sicilia. Bene, vede, allora ci veniva detto corruzione, ma di che parlate? Sempre le solite cose. C'è un arresto al giorno, c'è uno scandalo al giorno. È l'unico partito che è nato dalla stagione di Mani Pulite, che ha lottato seriamente Sì. le illegalità e la corruzione, è proprio l'Italia dei Valori. Io lo chiedo a voi, ma c'è bisogno di un partito come il nostro? Noi nella precedente legislatura abbiamo fatto la norma anticorruzione, abbiamo votato contro la legge Severino, perché sa cosa hanno tolto? Gli I elettori nostri hanno detto che non c'è un gran bisogno di un partito 40. come il vostro, Non c'è però. bisogno, no, ma chiediamolo agli elettori. Adesso glielo Voi chiediamo, vi però. occupate, voi vi state Sì, però occupando, non me ne voi vi vanterei di state. non me ne vanterei di questo voto contrario, perché alla fine avete Voi vi. combattuto per No, 20 anni Berlusconi e quella legge è quella che l'ha fatta. io mi Capito? noi ci vantiamo. Ma lei fa bene, io No, su di lei non mi no, vanterei noi ci però. vantiamo del voto contrario perché è anche motivato. Perché noi Ma votammo quella contro. legge ha fatto Ma decadere Berlusconi, no, quella cosa allora lì, il voto non altra. contrario. Abbiamo fatto cadere Berlusconi, guardi, l'unico problema è Berlusconi che è decaduto, lo sa qual è stato il fatto? Che noi poi abbiamo avuto il governo Monti, questo è il dramma del paese, e abbiamo avuto soprattutto la riforma Fornero, perché dovevamo andare a votare, far Quella è votare gli un'altra cosa. italiani dopo la caduta. No, ma parliamo di cose serie. Bene, in quella norma noi abbiamo presentato 42 emendamenti e chiedevamo di introdurre il falso in bilancio, Sì. di introdurre la confisca dei beni a corrotti e corruttori, di introdurre l'allungamento dei termini di prescrizione per far E lavorare i tutto questo magistrati. non è Tutto stato questo fu fatto. bocciato da tutti i partiti in E Parlamento. adesso il Alla falso in fine tutti i bilancio partiti. diventa una delle cose No, e oggi è quello fondamentali. che chiede Cantone. Allora Sì. capite. C'è bisogno tanto della nostra azione e io voglio dirvi, voi vi state occupando del 40% dei cittadini che dicono di andare a votare e di cui una parte, il 30% è ancora indeciso. Noi ci vorremmo occupare del 60% dei cittadini. Avete visto come è finita già la prima elezione? Quanti sono andati a votare in Europa? 37%. Il Sì. 63% è rimasto a casa. Ecco, noi vogliamo parlare col 60% degli italiani che ancora oggi non si sente rappresentato da nessuno, non si sente rappresentato da Grillo e dalle sue buffonate, non si Ma è sente chiaro rappresentato che da il Berlusconi fattore e degli nemmeno da indecisi e Renzi e alle di sue chi al promesse. voto forse Parliamo non ci quindi va è e parliamo, determinante. e noi siamo quel partito che unico, ci dicevano che eravamo manettari, ve lo ricordate, no? Bene, Ecco, manette sono state evocate ieri al oggi comizio credo che ci sia una Berlusconi. straordinaria necessità di legalità, perché la legalità non è il problema delle manette, l'illegalità nel nostro paese incide sulla pelle dei cittadini onesti. Noi vogliamo un paese, per Sì. intenderci, dove chi è condannato sconti la pena e non vada invece al contrario a fare l'assistente sociale, Ma quella è la pena, però. È quella la pena. scortato, Però la... voglio vedere, provi lei a E violare quella è la una legge, decisione dei no, ma quella è la magistrati, pena, però. Non è provi che... lei a, Vuoi provi chiudere? lei a farsi Vuoi buttare le chiavi, condannare, magari, però, ho provi lei a capito. 4 anni a farsi condannare a 4 anni di frode fiscale e vede qual è la pena Ci che si provo, becca. secondo me non E so si come va a becca. finire, però la pena è Ma io dico quella che io, bisogna no, ma fare. Gliel'hanno data ai giudici, non gliel'hanno data ai politici. E c'è bisogno di portare Berlusconi con la scorta e l'auto blindata a fare l'assistente sociale. Ma Giudice, Berlusconi no, no, non è è così, mi dispiace. Non è così. Allora, noi siamo tutto per gli stato italiani, deciso dalla noi magistratura. stiamo, Tutto, sì, non hanno noi deciso da quel siamo telefono. per gli italiani onesti perché qui in questo paese, alla fine, chi paga le tasse, chi rispetta la legge, fa la parte del fesso, mentre dall'altra parte chi aggira la legge fa la parte del furbo.